Ciao a tutti e bentornati sul canale di Vitale. Io sono Vitale. E io Anita. Oggi puntata The Sims 4. Cosa andiamo a fare oggi? Andiamo a scoprirlo insieme. Allora, dunque, siamo nella nostra casetta. Vitale è già andato al lavoro. È domenica oggi e ho il giorno di riposo domani e dopodomani. Quindi stavo pensando, visto che ho due giorni di riposo, perché non organizzare il matrimonio? Già così. Sì, magari Anita nel frattempo può chiamare i vicini. Così facciamo un po' di conoscenza. Puoi scegliere i vicini. Il vestito. Puoi scegliere il vestito. Certo che voglio sceglierlo. Non so se si può fare, lo sai? Come no? Allora, facciamo chiamare gli amici ad Anita. Che strano che hanno nomi italiani. Chiara Rizzo. Beh, invitali tutti tranne quello che ha frugato nella spazzatura. Vediamo se ci risponde qualcuno, se stanno tutti al lavoro. Così puoi chiacchierare un po' con loro e poi nel frattempo arrivo anch'io. Tutti vengono da te, c'era scritto. Poverino Doggo, non gli abbiamo dato molte attenzioni. No, vicino, sono già arrivati però. Ah, questo è già entrato tranquillamente da solo. Ha portato via la spazzatura. Oh, c'è chi fruga la spazzatura e chi la porta via, che bravi. No, l'ha buttata a terra, ma come? Vabbè, dai. Però si sta lamentando di qualcosa. Di che? Forse abbiamo messo un cestino sbagliato. Presentiamoci con tutti. Ah, era sporco per terra. Ho visto che nei commenti ci avete consigliato di prendere una donna delle pulizie, visto che non sappiamo come si pulisce ancora. Cominciamo a conoscere un po' di persone. Oh, il gatto è innamorato. Di chi? Questa entra così nel nostro bagno. Questa non la invitiamo al matrimonio, che fa casino. Oddio, ma perché? Scriveteci perché sta saltando nella spazzatura. Perché si sta annoiando e quindi probabilmente così si diverte. Ma è un essere umano. E ora va a spargere la spazzatura da qualche parte. Ho visto che si poteva fare una conversazione di gruppo. Ma certo. Ok, vieni tutti quanti da noi. Quindi come facciamo a dire a tutti assieme che sono invitati? Tranne questa che ha saltato nella spazzatura e che usa il mio computer senza avermelo chiesto. Allora, dobbiamo prima essere più amici. Tutto in camera, tutto nella stanzetta. Infatti questa stanzetta piace sempre agli ospiti, non lo so perché, tutti quanti vogliono venire qui a parlare ogni volta. Vedi, no carne, no vegetariani. Noi raccontiamo una storia buffa a tutti quanti così almeno. Ah, vedi? Lì c'è d'accordo per vegetarianismo. Poi salutiamo anche lei che è appena arrivata. Allora, Anita è qui che conversa con tutti, Vitale è tornato a casa, ha guadagnato, che bravo! E ora si spaventa. E dice, chi è tutta sta gente? Vengo a rallegrarti. E poi cominciamo a parlare un po' con tutti, raccontando una storia buffa. Perché sei arrabbiata tu? Sei tesa? Ma sono qui! Sono qui con te! Che sono qui che parlo con un'altra! Cosa? Ti sei seduto a parlare con un'altra! Allora, abbiamo scambiato i posti così Anita comincia a vedere se ci sono degli abiti da sposa. Abbiamo salutato i nostri amici che sono venuti a trovarci, abbiamo chiacchierato un po' e poi li abbiamo salutati perché sono andati via. E Anita adesso si sta scegliendo il suo abito da sposa. Ma non c'è qua l'abito da sposa. Come no? Non so se questi sono vestiti da sposa. Wow, un po' troppo forse. No, ma non so se è da sposa però. Questo sicuramente no. Proprio da festa? Forse bisogna prima organizzare il matrimonio. No, qua non c'è. Non abbiamo trovato l'abito da sposa. Vitale è qua che guarda la TV, ma io sono in bagno. Vabbè, è questa. È rimasta ancora lì. Abbiamo mandati tutti via tranne lei. Pianifica l'evento nuziale. Vai. Sta salendo su. E lui? Cosa sta facendo? Sta andando a mangiare, sai? No, lo sto buttando via. Ah, bravo. Non è andato a male, tu lasci tutte le cose lì. Ma questa! Ma insomma! Ma andare a casa tua! Vabbè. Lasciamola lì, tanto. Ci abbiamo un po' di compagnia. Noi pianifichiamo tanto. Sì. Io sempre con le pantofole. Eccolo allora, qua. Costa 1000. Un evento obiettivi o lo vogliamo fare senza? Ah, sì, dai. Con obiettivi. I premi per il livello d'oro comprendono un nuovo elettrodomestico da cucina. Le nozze non definiscono un matrimonio, ma possono sicuramente farlo iniziare nel modo giusto. Wow. Ok. Poi, in vita dei sim. Sicuramente sposo,
Sì. Scusate, ma ci sono dei rumori, stanno facendo dei lavori i vicini. Poi invitiamo tutti, tranne quello che frugava nella spazzatura. Ma c'era anche un'altra, questa qui che frugava nella spazzatura, che saltava nella spazzatura prima. Abbiamo detto che non la invitiamo. Vabbè, dai, le diamo un'altra possibilità, vediamo cosa combina. Allora, fornitore di catering. Ok. Ne assumiamo uno per il ruolo. Sì. Che dice, non sì, sì, limite massimo uno. Ok. E mixologo. Beh, certo, ci musicista. Vuole. Tutti e due. Quindi, gli invitati ce li abbiamo. Un luogo dobbiamo scegliere adesso. Ok, dove andiamo? Museo della Top Sim Pictures. Wow. Erba morta. No, non mi voglio sposare lì. Passato, futuro, parco, wow. Oh. Al bar. No. Ama strillante. Non lo so, sono tutti belli. Ah, possiamo anche sposarci in casa. Addirittura. Residenza. Ma forse. Dai. Sì. Ci sposiamo in giardino, tipo. No, wow, che bella. Ma questa, ci siamo già stati. Questo è dove ci siamo. Esatto. In piscina anche, ci possiamo sposare, in scogliera. Piacerebbe in un parco, nel verde. Tu che dici? Quindi... qualcosa all'aperto, tipo... No, questo no, non mi piace. Questo è carino. Dai, questo allora. Va bene, sì, a me piace. Sì. Perfetto. Abbiamo degli obiettivi. Aspetta un momento! Perché io ho questo vestito? Ma perché, non ti piace? No, io non voglio scegliere. Vedi. Andiamo. Se ci sono... abiti, cambia abito. Ma come? Ma perché ha scelto il vestito di matrimonio per me? Perché quello forse è programmato. No. Comunque è strano perché ci sono una scelta vastissima di vestiti qua in Sims. Quindi mi sembra strano che non c'è la scelta del vestito di matrimonio. Ma magari è proprio questo, che lo fai in bianco ed è diventato vestito. No. Perché sono alzato? Sei gelosa, pure il giorno del matrimonio sei gelosa. Quindi non sappiamo come cambiare abito. Allora, noi qui abbiamo degli obiettivi. Vabbè, l'obiettivo principale è sposarsi. Poi ringrazia gli ammiratori della partecipazione. Ringrazia. Fai che gli ospiti guardino la prima. Concediti una bevanda. Perché spaventa questa poverina? Ringrazia. Ringrazia. Ringraziamo tutti. Uno lo devi ringraziare. Ah, uno passa. sì. Ma stiamo litigando, non ho capito. Tu stai parlando con questa. E tu sei gelosa. Boh. Mamma mia. Livello superiore. Poi fai che i promessi sposi flirtino tra di loro. Da un bacio? Sì. In mezzo a tutti questi, vabbè, perché non si spostano. Perché? Spinto! Aia, dove posso nascondermi? La conversazione è stata imbarazzante. Ma ci stiamo facendo? Ci stiamo sposando? Abbiamo già litigato? Sposare? Dove sei scappato? Clicca su di me. Ma non capisco, siamo rimasti così, gli ospiti lì. Ma no! Ma non è che ho cliccato su qualcun altro? No, siamo noi due che siete. Siamo respinti. Ecco, tu sei qua che stai pensando a dormire. Ma come? No, tu stai dormendo già. Questo matrimonio. Perché siamo stanchi. Abbiamo invitato tutti e ci siamo messi a dormire. No. Che tristezza. Sta andando malissimo. Oddio, questo matrimonio è un disastro. C'è anche il tempo. No, ma sta già per finire il tempo. Noi non abbiamo fatto nulla. Svegliati. Almeno sono più felice adesso. Dai, vieni a svegliarmi. Allora, provo a darti un altro bacio. Vediamo cosa succede. Vedi che caso di te. Ah, sto venendo verso di te. Che brava. Perché ho paura che questo matrimonio stia andando di più. Oh, che carino. Oh, finalmente. Ora. Oh. Andiamo a bere. Dice, concediti una bevanda. Vedi, pure tu hai fame. Vai a vedere dove è il catering. Vabbè, loro li lasciamo qua. Sì, stanno chiacchierando, okay. Gli sposini. Tutto bene. Ma perché ci stiamo sposando così tardi? È perché tu hai fatto le nozze. Alle 11 di notte. Poi. Ma dov'è il catering? Non c'è niente. Ma come? È il matrimonio più disastroso. Ti sei addormentato. Noi siamo in bagno. Come, organizzi le nozze? Siamo in bagno.
organizzato tu le nozze. Ma io era la prima volta che andavo a fare tutt'ora, mi sono fatta male, mi è triste. Mi mantigavano nel bagno. Mi ho fatto tutto male. Tu pure. Non c'è neanche da mangiare, questi qua stanno giocando. Stanno qua a giocare a scacchi. Ma no. Dai, vai a parlare con gli invitati, tu che sei sveglia. Questo sono io che sto dormendo. Oh mio Dio, che disastro questo. Ma alcuni se ne sono andati, tra l'altro. Che tristezza, un fallimento questo matrimonio. Si può rifare. Sono qua. Ma quelli non erano i nostri invitati. I nostri invitati sono questi. Cosa stai facendo di qua? Facciamo rallegra, dai. Che mi sa che si sono scocciati un po', eh? Eccoli, stanno venendo da noi. Oddio, che brutta figura. Ma non c'è neanche il cibo. Cibo, cibo! Non c'è niente. Si può rifare il matrimonio dopo? Beh, spero di sì. Non lo so, boh. Se lo falliamo, non so che succede. Beh, si potrà rifare, no? Anita, troppe azioni in coda, aspetta. Tu che dormi, ma seriamente? Sono molto stanco. Allora, no, non va bene fare il matrimonio al parco perché non c'è il coso per mangiare. No, infatti non va bene. Ma non li avevamo assunti? Sì, ma non ci sono. A parte che l'orario... Non pensavo che si sposassero subito. Ah, forse perché è tardi, non sono venuti, eh? Ma se uno vuole organizzare il matrimonio di notte, dove stai andando? Sto scappando, basta, non mi voglio sposare, addio. Che tristezza, oh no. Questo matrimonio è un disastro, voglio rifare tutto da capo, non voglio farlo in questo parco, freddo. Allora, vediamo se gli ospiti sono offesi, stanno parlando di pattumiera. Dove sto scappando io? Questi stanno giocando a scacchi, ma dove sei mai visto un matrimonio così? Beh, tu che dormi! Gli invitati al matrimonio giocano a scacchi e giustamente gli sposi dormono in bagno. Ti ho già svegliata, perché stai dormendo ancora? Perché sono stanco, io oggi ho lavorato, cioè domenica ho lavorato e poi siamo venuti a... E perché pensi ai broccoli appena ti svegli? Ma io te l'ho detto, ci dovevamo sposare di lunedì, non di domenica. Ero di riposo, lunedì e martedì. Ma da quando è che ci si sposa di lunedì? Ci si sposa sempre di weekend. Ma io lavoravo sia sabato che domenica, quindi lunedì e martedì era il mio giorno libero. Che disastro! Ah, vuoi mangiare come sempre? E certo, non c'è neanche il catering. Ma non è che il catering magari sta là dentro, no? Mi sono arrabbiata. Adesso te lo faccio capire. No, no, tu stai andando a dormire, sei stanca. Allora, ora vengo a sgridarti perché questo matrimonio è terribile, è colpa tua. È colpa mia, sei tu che l'hai organizzato. Ma tu ti sei messo a dormire, lo so, però questi sono mangiati. Ma io ho lavorato tutto il giorno, tu stavi a chiacchierare con gli amici. Non sei neanche bruciato, ma sei andato a parlare con questa tipa che gioca a scacchi. Questo matrimonio è un disastro. Io sono stanca, gelosa e ho pure fame. E tu invece hai fame e basta. Facciamo una conversazione profonda e vediamo come va a finire, se ci sposeremo davvero. Ma siamo ancora stanchissimi. Adesso mi lamento della vita sentimentale. Stavo andando a dormire nella panchina. Che stai facendo? Che mi stai dicendo? Ora te lo dico che non sono felice. Ma non è colpa mia, io sono tanto bravo. Non sei neanche venuto a consolarmi, sei stato lì a parlare con questo che giocava a scacchi. Ma io ho lavorato tutto il giorno. Non è vero, domenica. Sì, al lavoro, il lavoro di domenica. Questo matrimonio è stato un fallimento. E chi è questa che si è messa Oddio, in mezzo? Oddio, chi sei, cosa vuoi? Non vedi che stiamo facendo una conversazione sentimentale profonda? Perché? Perché ti sei vestita di bianco? Ma ti ha aggredito? Che ho fatto? Ora mi lamento con te, chiunque tu sia, mi lamento dei problemi. Ti metti a giocare a scacchi il giorno del matrimonio? Io vado a dormire nella panchina. Tu cosa stai facendo? Qui da solo? No. Stai guardando? Allora dormiamo insieme. Mi dispiace, ma... No, questo matrimonio è stato uno scatafascio. Fallimento di nozze. Non ci siamo sposati. È meglio fare le cose bene. Aspetta, è questo che vuole. Vengo da consolarmi. Ma insomma. Parla della pioggia. Ah, pure quella dorme lì, vedi, sulla panchina. Ora mi lamento dei problemi con te. Così impari. Ma perché? Io cosa sto facendo? Stai dormendo. Bene, adesso possiamo tornare a casa, adesso che abbiamo annullato il matrimonio. Sì, se vuoi tornare a casa. Come si fa?
torno tutto indietro. Ah, tu sei diventato giocoso con questa. E mi ha portato le patatine. Dove l'hai tirato fuori questa cosa? Prodotto da Vitale. Ah, non ce l'avevo in tasca le patatine. No, vabbè. Vado con le patatine in tasca. Bene, ragazzi, mi dispiace, ma insomma, questo primo tentativo di matrimonio è stato un po' fallimentare, quindi scriveteci tutti i vostri consigli nei commenti. Ora proviamo. Ah, vedi, c'è un'altra persona lì che mi ha portato dell'altro cibo. Vedi? No, è lei che sta mangiando. Tu stai lì a dormire. Ah, quindi vuol dire che c'è qualcuno che fa il cibo. È arrivato adesso. È arrivato il catering. Forse il matrimonio iniziava di mattina, non di notte. No, ma qui non c'è nessuno. Ma dove l'hanno preso il cibo? Io pure voglio il cibo. Se abbiamo anche le bollette, 4.580 robe di bollette. Come se non bastasse. Paghiamo le subito. Anita pensa a pagare le bollette il giorno. Che bello. Prendi il cibo per te e lo mangi, vedi? Io sto solo lì, portami del cibo. Io sono veramente triste. Questo matrimonio non so se voglio rifarlo perché è stato un flop. E tu non mi hai neanche consolato un po'. Stavo giocando a scacchi lì. Con un'altra! Io l'ho addormentato. Vedi, c'è di nuovo, pianifica l'evento nuziale. Però si può pianificare non per lo stesso giorno. Io penso che quando cliccavi pianifica poi non non lo sapevo subito. Non lo sapevo neanche io la prima volta. No, penso che quando tu lo pianifichi vai direttamente a fare l'evento. A meno che non lo pianifichi nel calendario, effettivamente. Perché non l'hai detto? No, dovevamo pianificarlo nel calendario. Allora, pianifichiamolo bene. Lunedì io sono libero. È il mio compleanno. Perché c'è scritto compleanno? Conosci una celebrità, evento formale. Ma oggi è il tuo compleanno e lunedì il mio? Non lo so. Quindi, lo pianifichiamo? Aggiungi una festività, aggiungi un evento. Allora, facciamo così, prima di pianificarlo. Torniamo a casa. Prima di pianificarlo, torniamo a casa. Ok, siamo a casa con i nostri vestiti da matrimonio. Che tristezza. Allora. Da domani il matrimonio. Non notare che ora che siamo tornati a casa stiamo bene. Allora non ci dovevamo sposare? Quindi, siamo andati a dormire. E tu vai a guardare la televisione, giustamente. Ma perché sono energica? Sono la sera mattina, non ho dormito. Allora, siamo andati a dormire. Per pianificare il matrimonio adesso puoi premere sul calendario. Allora, direi, prima di pianificarlo, scriveteci voi nei commenti in modo che non sia un disastro come questo. Scriveteci voi nei commenti, innanzitutto se volete che ci sposiamo e continuiamo. Scriveteci come scegliere il vestito, se si può scegliere. Consigliateci dove farlo, secondo voi nel parco, nel bar. Nel parco non era molto bello, era troppo dispersivo, magari un posto più piccolino. E io voglio il posto dove si mangia poi, il catering, per mangiare bene. Quindi, perché siete esperti, consigliateci tutto nei commenti e nel prossimo episodio speriamo di farlo. Proveremo a sposarci. E ora vi lasciamo qua una casellina in cui potete cliccare per vedere gli altri episodi di The Sims, oppure qua potete vedere gli altri episodi di Pokémon Let's Go. Ciao!